coordinatore provinciale del PDL Sergio Berlato annuncia: lunedì a Padova cercheremo di far sentire tutto il nostro disagio al presidente Silvio Berlusconi. Peggio per loro se non mi faranno parlare. A sentir parlare gli esponenti del coordinamento provinciale del PDL riuniti questo pomeriggio con Sergio Berlato nella sede vicentina, sembra di rivivere un'edizione riadattata della storia del cerchio magico della Lega di Bossi. In fondo il capo, Berlusconi, è buono, ma è attorniato da dirigenti regionali che, ignorate le richieste della base, hanno composto le liste elettorali infarcendole di avvocati e di impresentabili. Un esempio per gli impresentabili? Quello del sindaco di Romano De Zelino, Rossella Olivo, già condannata in primo grado a 1 anno e 4 mesi per tentata concussione in attesa della discussione dell'appello. Questa è una sconfitta della democrazia interna, ribadisce Berlato, ancora convinto che le scelte regionali faranno fuggire dal voto molti iscritti del PDL. E per questo motivo, conclude l'europarlamentare, faremo un calcolo molto preciso di quanto sarà il differenziale fra il risultato elettorale nazionale e quello raccimolato dalle liste del PDL in Veneto. Uno scarto che prevedo sarà notevole, dice oggi Berlato, per il quale qualcuno dovrà pagare. In ogni caso, queste liste sono ovviamente una ritorsione per come erano andate le cose al momento della scelta del coordinamento provinciale, dice Morena Martini. Noi in questo partito crediamo ancora, forse sono altri quelli che invece vorrebbero lo spacchettamento fra Forza Italia e AEM.